Amici di Radio Cusano TV Italia, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la storia, quello che è a spasso nel tempo, la seconda puntata dedicata alla storia dell'Unione Europea. Naturalmente, ricordo, se vi siete persi la prima puntata, la potete recuperare e rivedere andando sul canale YouTube di Radio Cusano. Cusano TV Italia perché siamo partiti proprio dal periodo della seconda guerra mondiale. Faremo un breve riassunto in apertura con il professor Silvio Berardi, che vedete inquadrato, bentornato ad A Spasso nel Tempo. Grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Ricordo docente di storia dell'integrazione europea qui all'università Nicolò Cusano. Allora riassumiamo qualche tappa con l'ausilio naturalmente anche della regia, andiamo a rivedere quelli che sono stati i primi passaggi perché, lo abbiamo detto, il processo di integrazione europea trae origine proprio dalle macerie causate dal Secondo Conflitto Mondiale che provocò milioni di morti e di sfollati. Proprio per evitare eh, nuovi conflitti, sei nazioni decisero di condividere la produzione del carbone e dell'acciaio, due risorse fondamentali per l'industria della guerra, un atto fortemente simbolico che vede insieme Francia e Germania un tempo nemiche. Nel 1951 nasce così la CECA, Francia, Germania Ovest, e Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia e poi il passaggio successivo eh, che fu in qualche modo accelerato dalla crisi del canale di Suez fu quello che abbiamo visto inquadrato nelle immagini, ovvero 25 marzo 1957, gli stessi paesi fondatori Francia, Italia, Germania Ovest, Lussemburgo e Paesi Bassi si incontrano a Roma, in Campidoglio, per firmare due trattati. Avete visto anche il presidente della Repubblica dell'epoca, anzi del Consiglio Segni. È quello dell'Euratom che promuoveva la cooperazione nel campo dell'energia nucleare civile, poi il trattato che ha creato la comunità economica europea considerata la pietra angolare della costruzione europea. Il trattato di Roma segna di fatto la nascita di un'Europa dei governi. Allora, professor Berardi, intanto le chiedo... Di confermarmi se segna la Presidente della Repubblica. All'epoca era Presidente del Consiglio, ora un lapsus. Credo fosse già Presidente della Repubblica, però. Beh, diciamo che nonostante la Presidenza Segni è una Presidenza limitata nel tempo, perché sappiamo poi le dimissioni che eh, diciamo. Portarono a far sì che il suo mandato eh, sarà ovviamente rispetto a quello dei presidenti più breve del previsto. No, era il presidente del Consiglio perché poi certo. ricordiamolo: ci fu nel 64 no, il famoso piano solo a proposito di quel tentato colpo di Stato. Segni era all'epoca presidente della Repubblica, poi ebbe un malore e purtroppo eh, poi le condizioni eh, peggiorarono. Quindi abbiamo parlato di quel nucleo di paesi fondatori. Passaggi salienti: 1951 nasce la ceca, l'abbiamo. Detto la comunità economica del carbone e dell'acciaio, nel 1957 la firma dei trattati di Roma, Euratom e nascita della comunità economica europea. Poi abbiamo raccontato anche i passaggi successivi. Siamo arrivati la volta scorsa fino alla nascita del primo Parlamento europeo. Sì, e si è visto appunto come la, eh, diciamo il processo di integrazione europea eh, sia un processo basato soprattutto sull'elemento economico. Il fallimento della CED all'indomani dei primi anni 50 testimonia che ancora i sei Stati, Francia, eh, eh, Italia, Germania dell'Ovest e i tre Paesi del Benelux, non sono pronti a un'integrazione di natura politica e militare. C'è un rilancio all'indomani del 54 del processo di integrazione economica, che appunto, come abbiamo ricordato, porterà nel 57 alla nascita dei trattati di Roma, che danno vita alla Comunità economica europea e all'Euro. La comunità per lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Il presidente della Repubblica in quel momento è appunto Gronchi, che, tra l'altro, è un grande europeista e che, tra le altre cose, avrà un ruolo importante proprio come eh, patrocinatore, dicevo, di questi trattati del 57. Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, dunque il eh, mercato comune diventa. In realtà, intanto ricordiamo, il percorso intrapreso per l'integrazione non è politico ma economico, la grande novità è la creazione di un mercato unico, cioè una zona commerciale senza restrizioni alla circolazione di tutti i prodotti commerciali, non più solo di carbone e acciaio, il risultato è la graduale scomparsa dei dazi doganali all'interno del mercato e la creazione di una tariffa doganale comune per i paesi terzi. Un altro passo in avanti: il mercato comune diventa realtà il 1 luglio 1968, significativo l'impatto sulla crescita. Tra il 1958 e il 1972, gli scambi intracomunitari si moltiplicano per 9. E ora eh, per completare il discorso riassunto ricordiamo quelli che sono gli organi dell'Unione Europea, di quella che oggi è l'Unione Europea, di quella che una volta era la CE. Eh, ovviamente stessa situazione, anche quando era chiamata Comunità Economica Europea, erano eh, questi gli organi principali, i poteri di proporre nuove leggi affidato alla Commissione Europea dove inizialmente sedevano due rappresentanti per paesi, spetta poi, ricordiamolo, al Consiglio europeo che rappresenta direttamente gli Stati membri approvare le norme europee, la Corte di giustizia assicura invece il eh, funzionamento del mercato unico e la voce dei eh, cittadini invece è rappresentata dal Parlamento europeo. Abbiamo ricordato che eh, le prime elezioni per il Parlamento europeo si tennero nel 1979. Una comunità in crescita, poi, eh, professor Berardi, ricordiamo il primo allargamento con l'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito il 1 gennaio 1973, adesso di grande attualità. Sì, un allargamento che eh, poteva avvenire anche prima se non ci fosse stato il veto di Charles de Gaulle, perché De Gaulle negli anni 60 fu eh, senza dubbio il principale eh, osteggiatore dell'apertura verso la Gran Bretagna. De Gaulle sosteneva o la Gran Bretagna eh, eh, aveva in animo di entrare subito nel processo di integrazione, oppure, appunto, in questo momento. Siamo negli anni '60, la Gran Bretagna dovrà attendere, temporeggiare. Quindi, dicevo, la Gran Bretagna già all'indomani degli anni '60 si accorge dell'importanza di entrare all'interno della Comunità Economica Europea. E proprio nella Francia, di De Gaulle ha il suo oppositore principale. Tappa dopo tappa, vi stiamo raccontando la storia dell'Europa, dell'Unione Europea. Ricordiamo il breve ma cruento conflitto arabo-israeliano. Dell'ottobre 1973, quella che è stata la guerra del Kippur, no, professor Berardi? Scatena una crisi energetica e problemi economici in tutta Europa. Poi la caduta del regime di Salazar in Portogallo nel 1974 e la morte del generale Franco in Spagna. Nel 1975 decretano la fine delle ultime dittature di destra al potere in Europa. Il Parlamento europeo accresce la propria influenza nelle attività eh, dell'UE. Nel 1979, come abbiamo detto, viene eletto per la prima volta a suffragio universale. Eccoci agli anni 80. Nel Nell'81-1881 la Grecia diventa il decimo stato membro di quella che oggi è l'UE. Sì, la caratteristica fondamentale per chiedere l'adesione alla Comunità Economica Europea era appunto avere delle istituzioni democratiche. Sappiamo appunto che sia la Grecia da un lato, sia la Spagna e il Portogallo dall'altro, fino agli anni 70, vedono la presenza di regimi evidentemente autoritari. Quando questi regimi crolleranno, è stato appunto ricordato da poco, è evidente che anche questi paesi inizieranno un lento ma graduale processo per unirsi ai paesi già membri della Comunità Economica Europea. Ecco appunto che all'indomani degli anni Ottanta la Grecia è sicuramente il primo di questi tre paesi, ma poi alla metà degli anni Ottanta anche Spagna e Portogallo entreranno nel, nello spazio comunitario, portando così a uh, uh, un numero ancora più alto il numero dei paesi aderenti alla Comunità Economica Europea. In coincidenza con un altro passaggio fondamentale, abbiamo anche una foto, eh, il riferimento è all'atto unico europeo cosa è stato l'atto unico europeo 1986. Un punto di svolta nella storia del processo di integrazione europea che vede ripeto in prima linea proprio anche l'Italia, non dimentichiamoci la presidenza italiana Bettino Craxi ma anche altre figure voglio dire centrali nel processo di integrazione europea, nello stimolo a questo processo di integrazione legate anche al mondo democristiano italiano voglio ricordare una su tutte, quella di Giulio Andreotti che è stato sino alla fine della sua attività politica un convinto estimatore del processo di integrazione non non soltanto economica, ma politica dell'Europa. Dicevo, atto unico europeo rilancia evidentemente l'integrazione economica, lo stiamo anche leggendo, ma soprattutto la necessità di una cooperazione monetaria. Già c'erano stati dei tentativi importanti negli anni 70, tentativi per la verità non andati a buon fine, parlo ad esempio del sistema monetario europeo che tutto sommato ha fatto evidenziare profonde, eh, diciamo, diversità, divergenze tra gli stati appunto già aderenti alla comunità economica europea. L'atto unico rilancia evidentemente il processo di integrazione monetaria e rilancia anche e soprattutto il piano di un'integrazione politica si capisce, si comprende che l'Europa dovrà non soltanto puntare a una cooperazione, ad una solidarietà economica ma appunto a cercare di creare un'autorità sovranazionale e quindi rilancia l'atto unico europeo il sogno degli Stati Uniti d'Europa abbiamo visto eh, di grande attualità no? i punti principali di quell'atto unico europeo la tutela dell'ambiente, di cui oggi si parla molto, no? già nell'86 veniva fatto riferimento a questo, oltre al discorso legato alla moneta unica. Sì, è un problema che comincia a essere avvertito in modo significativo proprio all'interno dell'ambiente comunitario. Ed è un problema, tra l'altro, che eh, è stato avvertito anche eh, negli Stati Uniti in epoche precedenti: nel senso che il presidente Carter, eh, presidente appunto nella seconda metà degli anni 70, fu il primo presidente americano a parlare di uno sviluppo industriale ecosostenibile. Cioè, lo sviluppo industriale che avrebbe dovuto permettere agli Stati Uniti di rimanere la prima potenza eh, internazionale per eh, avanzamento dei. Tecnologico industriale, ma nel rispetto, voglio dire, dello stesso sistema ambientale, della stessa realtà del mondo ecologico. 1986, firmato l'atto unico europeo, eccoci ad un altro anno svolta, svolta in tutti i sensi perché di fatto finisce anche la guerra fredda, USA-URSS. 1989, crolla il muro di Berlino. E, e Questo aspetto, questo evento cambia molto a livello di quella che oggi è l'Unione Europea. Cambia tutti gli scenari internazionali, viene a meno evidentemente quella contrapposizione bipolare tra Stati Uniti e Unione Sovietica e tra l'altro all'indomani della caduta del muro di Berlino si comincia a ipotizzare la, la concreta eh, diciamo così, possibilità di un allargamento verso i paesi dell'Europa orientale, cioè quei paesi che fino al 1989 sono legati legati al gioco sovietico e che a poco a poco all'indomani degli anni 90 inizieranno un lento, quanto importante e graduale cammino verso l'implementazione di istituzioni democratiche, dalla Polonia alla Bulgaria, dalla Romania alla Cecoslovacchia che tra l'altro nel 1992 con la cosiddetta rivoluzione di velluto si separerà in Repubblica Ceca e Repubblica di Slovacchia. Ecco, tutti i paesi che a poco a poco implementando delle istituzioni democratiche inizieranno un lento e graduale cammino Verso l'adesione alla ormai Unione Europea. Ecco, vediamo le immagini, foto ormai nella memoria di tanti. Peraltro, eh, proprio nel 2019 abbiamo ricordato, celebrato i 30 anni dal crollo del muro di Berlino, con il crollo del comunismo nell'Europa centrale e orientale. I cittadini europei si sentono più vicini nel 1993 poi viene completato il mercato unico invece in virtù delle quattro libertà di circolazione di beni, servizi, persone e capitali. Dovremmo avere anche dei video più recenti a proposito delle celebrazioni per i 30 anni del crollo del muro di Berlino, anche eh, vediamo, ecco qui questa è la cancelliera Angela Merkel che celebra le tante vittime, no, professor Verardi di quel muro a proposito delle tante persone uccise dai Vopos, quelli che tentavano di passare da Oriente a Occidente. Eretto nel 1961, come sappiamo, il muro di Berlino è stato il simbolo, o meglio, uno dei simboli più importanti della guerra fredda e ha rappresentato proprio per Berlino lo spartiacque ideologico tra due realtà, quella capitalistica legata al mondo occidentale e quella collettivistica legata appunto al mondo sovietico. Adesso un'altra foto significativa. Perché gli anni 90 sono il decennio anche di due importanti trattati. Abbiamo chiuso gli anni 80 eh, con il 1989, crolla il muro di Berlino, poi nel 90 viene completato no, Berardi, il processo di unificazione, di riunificazione delle due eh, Germanie, Germania Est e Germania Ovest, quindi Repubblica Federale Tedesca e Repubblica Democratica Tedesca che tornano a, a riunirsi, però... 1993 c'è questo passaggio importante, il trattato di Maastricht. E poi, nel 99, ci sarà il trattato di Amsterdam. Trattato di Maastricht. Il trattato di Maastricht che dà vita, come abbiamo ricordato, all'Unione Europea. Che ecco rappresenta. Tutti i protagonisti qua, li vediamo, no? vediamo da sinistra Mitterrand, Kohl, Jacques Delors, eh, e, e riconosco anche Major sullo sforzo, l'ultimo. Praticamente a destra che si vede, no? l'ex eh, primo ministro britannico. Presi presidenti e protagonisti indiscussi, questi appunto della, eh, della nuova firma del trattato di Maastricht, che ripeto stabilisce un salto di qualità significativo verso la nascita dell'Unione Europea, che ingloba evidentemente le comunità preesistenti, ma cerca di darsi nuovi obiettivi, quindi non solo il completamento del mercato comune, ma anche la nascita di una moneta unica che di lì a poco, evidentemente, comincerà a circolare. In numerosi paesi appunto della odierna Unione Europea e rilancia anche il progetto rimasto ancora evidentemente lettera morta di un'integrazione politica. E nel 1995 aggiungiamo: aderiscono all'Unione Europea anche tre nuovi stati membri: Austria, Finlandia. E Svezia ed ecco anche una piccola località del Lussemburgo, professor Veratti, che dà il nome agli accordi di Schengen che gradualmente consentono ai cittadini di viaggiare liberamente, senza controllo dei passaporti alle frontiere. Altro passaggio importante. Accordi di Schengen già preesistenti, molto importanti perché garantiscono la libera circolazione non solo di beni ma anche di persone. Dunque la necessità di abbassare le barriere doganali per cercare di creare uno spazio comune europeo effettivo, integrato. Dove appunto i cittadini europei possano muoversi in tutta libertà. Eccoci alla moneta unica: prima dell'euro esisteva già una moneta europea, no? C'erano stati vari tentativi, vari passaggi, c'era l'EQ, era stato molto importante, l'ho ricordato prima, la nascita del cosiddetto sistema monetario europeo. Tutti i tentativi, se vogliamo, di garantire un'integrazione monetaria. Tentativi, per la verità, che non avevano sortito grandi risultati. Ecco, è chiaro che la realizzazione di una moneta unica rilancia il progetto della cooperazione monetaria. Per cercare, ripeto, di stabilire una maggiore cooperazione anche in ambito finanziario, si creerà poi, come tutti sappiamo, anche. Una banca centrale europea che avrà come ruolo fondamentale quello di coordinare le politiche economiche degli stati aderenti appunto all'euro. Abbiamo anche naturalmente ora dei contributi, <coughs> oltre alla foto che ci riporta a, a quelle che sono le varie monete dell'euro. Abbiamo ricordato l'ECU o ECU, prima no? European Scanning Unit, questo era eh, l'acronimo. Però ricordiamo il mercato. Comune ha sostenuto l'economia europea attraverso la libera circolazione dei capitali, dei beni, dei servizi e delle persone, ancora la creazione di nuovi posti di lavoro in tutta l'Unione europea. La politica regionale, già elaborata dal Trattato di Roma, ha sostenuto lo sviluppo delle regioni più povere. E di quelle periferiche. Oggi i cittadini europei possono viaggiare, studiare, lavorare in altri paesi europei e le politiche economiche sono più coordinate dopo l'adozione dell'euro nel 2002 come moneta unica. L'euro è la nuova moneta per molti europei. Nel corso del decennio 2000-2009 viene adottata da un sempre maggior numero di paesi con l'adesione all'UE di ben 10 nuovi stati membri nel 2004, seguiti poi da Bulgaria e Romania nel 2006 si ritengono definitivamente sanate così le divisioni politiche tra Europa orientale e occidentale. Una crisi finanziaria colpisce l'economia mondiale nel settembre 2008, il Trattato di Lisbona viene ratificato da tutti i Paesi membri prima di entrare poi in vigore nel 2009. Con esso l'Unione Europea si dota di istituzioni moderne e metodi di lavoro più efficienti. Abbiamo visto l'ex Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Trattato di Lisbona, no? altro passaggio importante. Sì, Trattato di Lisbona. Ma inevitabile anche accennare al fallimento della cosiddetta Costituzione europea no? che verrà firmata certo. le domani del nuovo millennio proprio in Campidoglio, stesso luogo dove era stato firmato il 25 marzo del 57 il trattato che istituiva la Comunità economica europea e quello che istituiva l'Euratom. Il fallimento della, della cosiddetta Costituzione europea, perché poi, come sappiamo, tale eh, Costituzione, tale trattato verrà sottoposto al referendum popolare in alcuni Paesi membri dell'UE, mi riferisco nello specifico al. Eh, a al, diciamo al referendum francese e al referendum che si terrà nei Paesi Bassi, in entrambi questi Paesi la Costituzione europea verrà bocciata e quindi verrà bloccato eh, l'iter anche di ratifica. Ecco, il fallimento della cosiddetta Costituzione europea rappresenta certamente eh, forse il buco nero più grande del processo di integrazione europea recente no? e blocca, arresta in modo assolutamente evidente almeno al momento, il processo di integrazione politica. Il trattato di Lisbona, a cui accennavo precedentemente è un rilancio evidentemente di questo processo di integrazione ma ha molte meno ambizioni rispetto alla cosiddetta Costituzione europea non c'è nel trattato di Lisbona la chiara ed evidente necessità di stabilire un processo di integrazione sinceramente politico dell'Europa e dunque non c'è nel trattato di Lisbona quella speranza di realizzare i cosiddetti Stati Uniti d'Europa dal 2010 ai giorni nostri, un decennio particolarmente difficile, la crisi economica globale colpisce duramente l'Europa. L'UE aiuta numerosi paesi ad affrontare le loro difficoltà, istituisce l'Unione bancaria, allo scopo di rendere il settore bancario più sicuro e affidabile. Poi, e questo già lo evidenziamo nella prima puntata, nel 2012 l'Unione Europea riceve il premio Nobel per la pace e nel 2013 la Croazia diventa il 28 Stato membro dell'UE. L'attualità, eh, anche se ormai non è più attualità, è attualità a proposito di vari passaggi che ci sono stati, ma parliamo del 2016, professor Berardi: la Brexit. È significativa la decisione con referendum della Gran Bretagna di uscire se pensiamo che per molti tra i padri fondatori dell'Europa c'è anche un certo Winston Churchill. Sì, è significativa e, crea, e crea ovviamente, ha creato delle fragilità, sì, omesso, o meglio, ha messo in evidenza delle fragilità già esistenti all'interno eh, dello spazio comunitario e eh, potrebbe creare, qui dovremmo utilizzare appunto il condizionale, ecco, un certo. pericoloso precedente, no? nel senso che eh, c'è chi ha anche parlato di disgregazione dell'Europa, no? considerando l'esempio britannico un esempio molto eh, pericoloso per quanto riguarda le istituzioni comunitarie per quanto riguarda il futuro delle istituzioni comunitarie. Io non credo che il precedente britannico possa creare un precedente pericoloso. Un effetto domino. domino. C'è, credo, una sincera voglia di Europa eh, nelle società civili nazionali. Quello che viene messo maggiormente in discussione è proprio questo modello di Europa che viene da, molti, da molte società civili considerato un modello di Europa burocratica nato, nata dall'alto senza la partecipazione delle singole. Collettività nazionali. Ecco questo per quanto riguarda, abbiamo detto, la strettissima attualità a proposito della Brexit. In chiusura chiedo al professor Berardi, c'è stato un, diciamo così, un, a un certo punto quasi un blackout, un processo di integrazione europea partito molto bene fino a un certo punto. Poi, che cosa è successo? Eh, problema legato all'allargamento. Che, che pensiero ha, a proposito, lo storico, l'esperto di integrazione europea? Sono molti i problemi, alcuni sono stati giustamente messi in evidenza in questo nostro incontro. Di sicuro il fatto stesso che ancora i paesi eh, all'ora della Comunità Economica Europea, dopo la fine degli anni 50, non erano ancora in grado di stabilire un'integrazione politica. Il fallimento della SED che c'era stato all'indomani degli anni 50 resta un monito anche per i paesi della CE. E poi certo l'allargamento che da un lato porta dei benefici a livello anche del mercato unico, a livello anche della cooperazione economica, dell'abbattimento dei dazi doganali, dall'altro lato eh, crea anche nuove problematiche perché allargare le maglie vuol dire inserire all'interno dello spazio comunitario paesi con tradizioni, valori, culture diverse. Questo certamente è fonte anche di ricchezza ma parallelamente è fonte anche di problematiche inerenti appunto al dialogo inter internazionale. Eh, Nell'immediato eh, inizio del nuovo millennio il sogno dell'integrazione politica è stato appunto nuovamente abbattuto eh, dal fallimento della cosiddetta Costituzione europea. Il motivo, secondo me, eh, del fallimento di questo trattato è quello che è stato più volte da molti evidenziato come l'esistenza di una Costituzione senza popolo, cioè il fatto che questa Costituzione sia nata senza un'assemblea costituente, senza cioè la, eh, il varo da parte di rappresentanti. Scelti, eletti da parte delle singole società civili nazionali, è chiaro che questo è stato un vulnus che ha prodotto certamente la mancanza di una legittimazione dal basso e probabilmente il motivo stesso del fallimento dei referendum popolari. E per chiudere, le chiedo, visto che lei è anche docente di storia e istituzioni delle Americhe qui all'Università Niccolò Cusano, perché eh, non siamo riusciti a fare i famosi Stati Uniti d'Europa? Ci sono differenze, troppe differenze. Molte differenze che giustamente mette in evidenza proprio il nostro Cattaneo quando parla degli Stati Uniti d'Europa che pure si ispirano al modello americano. Gli Stati Uniti nascono come Repubblica Federale. La tradizione europea è una tradizione, almeno per tutto l'Ottocento, ancorata sul modello dello Stato nazionale, molto, molte volte burocratico e centralizzato. Eh, dunque eh, l'anelito verso il federalismo, l'anelito verso l'europeismo, pur presente all'interno delle società civili europee, dovrà essere, a mio modesto avviso, declinato in altro modo per dar vita poi ai cosiddetti Stati Uniti d'Europa che non potranno essere, eh, diciamo, eguali agli Stati Uniti. America, possiamo certo. trovare delle analogie, ma la storia americana non può essere paragonata in modo chiaro, in modo evidente, alla storia europea degli ultimi due secoli. Una cosa è certa, non si può tornare indietro a proposito dei tanti discorsi che si fanno uh, di sovranismo. Mm, ormai il processo. Europeo non può appunto dicevamo prima l'effetto domino, non si rischia un effetto domino un effetto Brexit allargato. Non credo, io penso che eh, le proiezioni sovraniste siano proiezioni abbastanza anacronistiche. Ne parlo da un punto di vista meramente storico e non politico chiaramente eh, eh, ci tengo no, a precisare esatto. la storia e mai la politica. Ma eh, da osservatore, di, da, da studioso di storia contemporanea, di storia dell'integrazione europea, di storia delle relazioni internazionali, devo dire appunto che oggi parlare di sovranismo cioè di un ritorno alla sovranità nazionale nuda e cruda in un ITER dove Comunque si è arrivati nel corso di sfide anche vinte e di battaglie perse, ecco, ripeto, verso il processo di integrazione economica e parzialmente anche politica. Oggi parlare di sovranismo ritengo sia abbastanza anacronistico. Semmai facciamo la storia della politica, qui a Spasso nel Tempo a Radio Cusano TV Italia. Grazie al professor Silvio Berardi, a presto. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Docente di storia dell'integrazione europea qui all'università, Niccolò Cusano, vi ricordo naturalmente che noi siamo sul canale 264 del digitale terrestre, questa è Radio Cusano TV Italia, ma vi do anche altre info utili perché ci potete guardare, vedere anche attraverso lo smartphone scaricando la app ufficiale disponibile per Android e iPhone e ovviamente se vi siete persi qualche nostro contenuto potete qualche nostro approfondimento rivederlo sul canale youtube di Radio Cusano TV Italia e in questo caso va sottolineato a maggior ragione perché c'è una prima puntata dedicata alle origini dell'Unione Europea anche se oggi in apertura abbiamo fatto un breve riassunto però se volete vedere eh, completa eh, la uh, puntata il doppio approfondimento dedicato alla storia dell'Unione Europea andate sul canale youtube di Radio Cusano TV Italia. Vi lascio alla nostra informazione, i nostri Telegiornali, grazie per la cortese attenzione e appuntamento alla prossima puntata di Aspasso nel Tempo.